Salve a tutti e benvenuti ancora una volta per questo nuovo video sul mio canale. Oggi sto di nuovo smanettando col microfono, cercando un setup che possa andare bene e migliorare la qualità audio dei video. E quindi avevo bisogno di un altro agnello sacrificale, di un'altra vittima da immolare. Eccola qua, nerdando insieme. Ovviamente si scherza, eh? Lei è una creator che ha iniziato più o meno la sua pubblicazione dei video su YouTube contestualmente a quanto ho fatto io, quindi l'ho sempre usata un pochettino come riferimento per prendere distanze, e poi la reputo ovviamente molto, molto brava nell'esposizione, e lei riesce, contrariamente a me, ad andare bene anche senza scriversi nulla. Io ci sto provando, mi sto impegnando, ma i risultati sono scadenti. Comunque dai, qui parla di come gestisce 30 e più manga in corso. Quel più penso che lei abbia fatto un conteggio di 30 e poi si sia ritrovata con un elenco più vasto. E è una tematica che mi interessa perché spesso mi ritrovo un pochettino sovraccarico di cose da leggere, e mi interessa sempre sapere gli altri come si gestiscono, perché spesso mi faccio prendere un pochettino dalla cosa degli acquisti e compro più di quello che poi effettivamente riesco a dedicare alla lettura. Sicuramente è un problema diffuso, eh? Vediamo lei come ce ne parla, che cosa ci racconta. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su YouTube. Come potete vedere dal titolo, oggi andremo a parlare della mia gestione e organizzazione delle mie serie in corso. Divideremo infatti questo video in tre sezioni. Ovviamente non so se riuscirò a dividerlo in senso di minutaggio qui su YouTube, perché non lo... Cioè, che significa dividerlo in senso di minutaggio? Con i capitoli? Eccola qua, c'è riuscita. Perfetto. Fatto, però ogni volta che passiamo ad un'altra domanda ci sarà appunto il titolo in sovrappressione. Quindi partiremo con elencarvi quelle che sono le mie serie in corso e quante sono, poi successivamente parleremo della mia organizzazione economica e poi invece di come organizzo le letture. Organizzazione economica, un bagno di sangue, eh? Quella è una domanda alla quale si risponde facilmente, un bagno di sangue. Ovviamente quando vi andrò ad elencare le mie serie non mi soffermerò sui titoli, perché ve ne ho già parlato tante volte, c'è anche il video collezione che vi invito a guardare e in cui mi soffermo. Sì, che poi lei pubblica tanti video, cioè almeno 2-3 a settimana, quindi comunque parla in maniera esaustiva delle opere che ci propone sicuramente. Tanto, quindi inutile farlo, sarà semplicemente una lista, ma come al solito prima di iniziare facciamo partire la sigla del canale, ci vediamo subito qui. Vai con la sigla. Ah, studio di registrazione. Lunedì, mercoledì e sabato. Ed eccoci ben... No, la sigla no, ragazzi. La sigla... No, vi faccio vedere una sigla seria, ma la mando subito da qualche parte. Eccola qua. Sta andando tutto manga, sta andando tutto manga, sta andando tutto manga. Nati in quella era una sigla seria. Per tutto il supporto vi ricordo ancora una volta l'iscrizione al canale, un like, attivare la campanella per non perdere ulteriori video e un commento a fine video per chiacchierare insieme. Vi lascio anche i miei social, da una parte Instagram perché sono attiva, pubblico post, storie, vi rispondo nei direct. Anche io. Mi farebbe piacere avervi anche lì. Anche io, quindi poi sotto nella descrizione del video trovate anche i miei link ai social. TikTok che sarà attivato. Anche io, l'ho aperto da poco, quindi seguitemi anche su TikTok. Di novembre, e quindi iniziate a seguirmi anche lì. Esatto. E infine, ovviamente, il mio codice sconto nerdando su Mangaio. Mai, no. Mondi paralleli al canale, codice sconto, sta andando tutto manga. 5% di sconto, vi ringrazio tutti coloro che mi supportano anche in questo. No. Ma partiamo subito elencando quelle che sono le mie serie in corso. Per essere precisi, in senso numerico, siamo a 30 serie. 30 serie. Non sono ovviamente pochissime, non sono nemmeno tantissime. No, siamo, sono un boato. Credo, sulla media. Le mie serie in corso sono Man, Kowloon, Spy Family, Dan the Dan. Non ho capito niente, aspetta, perché c'è stato un taglio un po' maldestro. Le mie serie in corso sono Chainsaw Man, top, Toon, Spy Family, Dan the Dan, Sakura Saku, Marmalade Boy, Little, Skip Beat, poi abbiamo A Cruel Gold Reigns, abbiamo poi Swan, poi abbiamo Shinoko, Il mio matrimonio felice, Lei e il suo cane da guardia, si continua con Aria, Tokyo Love Story, Tsubakicho Lonely Planet, A Sign of Affection, poi abbiamo One Piece, top, so che l'ha iniziato da poco però, top, Hero Academia,
Comi Can't Communicate, Blue Lock. Sì, vabbè, ce l'ha dietro, top. No, l'avevo visto prima dietro. Curioso che lei legga Blue Lock, eh? Ma poi avete visto che varietà? Notsugai, Tracce di sangue. Top. Evol. Poi Evol lo devo prendere. Sprink, Hunter Hunter, che top. Hunter Hunter che? Ovviamente ancora dovrebbe appunto continuare. Ah, vabbè, sì, certo. Poi abbiamo Tokyo Revengers, Una lettera da Baji, che è il suo spin-off, i Kokunikki. Successivamente abbiamo Lunatic Circus, Yokohama Shopping Blog. Poi, per terminare, abbiamo Ranking of Kings, l'estate in cui Hikaru è morto, e Skip e Loafer. Mi sono resa conto elencando che in realtà non sono 30, ma sono 31. Ma ecco, vabbè, piccolo dettaglio. Quindi queste sono le serie in corso. Eccola più nel titolo dove usciva fuori. Ho detto 30 e più. Seguo. Adesso passiamo a come riesco ad organizzarmi a livello economico. Allora, questa è la parte clou, la ciccia, vai. Ti darò un paio di consigli che sono poi quelli che hanno aiutato me a gestire meglio il tutto. Primo consiglio, che può sembrare banale e effettivamente lo è, perché immagino che tutti, a meno che non siamo ricchi sfondati, è 88 Zelda fan dissing. Permette un budget limitato, sappiamo benissimo che serve proprio impostare un budget, proprio perché in questo modo poi possiamo andare ad organizzare tutte le uscite mensili, settimanali, eccetera eccetera, e quindi ad avere un quadro complessivo. Impostare un budget è corretto, ma non sempre poi le uscite sono regolari e non sempre le case editrici ce lo permettono, perché poi c'è quel mese, quella settimana dove le coincidenze vogliono che escono tutte le cose che tu stai seguendo. Tenere d'occhio. Quindi impostare un budget è la prima opzione. La seconda, il secondo consiglio che vi vado appunto a dare è quello di scaricare un'app di quelle appunto che vi vanno ad aiutare a tenere appunto la lista, una lista di cose, quindi la lista delle letture, la lista delle uscite mensili o settimanali, la lista dei recuperi, quindi una di queste app che In realtà la mia fumetteria poi mi manda un foglio Excel aggiornato con tutte le cose che sto prendendo, a che punto siamo, e quindi lo fanno già loro per me. A centinaia, anche perché servono anche a livello di studio, università, liceo, eccetera eccetera. Perché è fondamentale? Perché senza organizzazione, ragazzi, credetemi, si può avere anche un budget di 500 euro al mese, ma senza organizzazione quel budget non durerà, cioè serviranno sempre più soldi, perché noi pensiamo di avere chissà un budget quasi inarrivabile e continuiamo ad inserire serie nella nostra lista. Parlo per me, io mi regolo più con il tempo che con i soldi e con le uscite. Mi regolo con il tempo, cioè nel momento in cui vedo che mi si stanno accumulando le cose, sto diventando semplicemente un accattone, non un lettore, a quel punto io mi interrompo. E non mi interessa di quello che sta uscendo, di nuove proposte, ristampe, quant'altro, perché se ho già roba in casa che ho valutato positivamente, me la sono messa in casa, ho tirato già fuori dei soldi da quel budget, è il momento di leggerla. E poi ci rendiamo conto in realtà che forse quel budget è stato superato in realtà da tanto tempo, e quindi dobbiamo andare a organizzarci. Può sembrare noioso, ma se volete rientrare nel budget, se volete organizzarvi meglio per riuscire ad acquistare tutto, essere precisi, è la cosa fondamentale da fare. Perderete un pochino di tempo, però poi alla fine avrete appunto delle agevolazioni. Quindi una volta scaricata l'app, il terzo consiglio che vi vado a dare, dopo aver scritto appunto tutte le serie, quindi avere il numero preciso di quello che andiamo a seguire, è quello di scrivere la cadenza. E credetemi, ho visto tante persone. E anche qui, poi bisogna fidarsi di chi ci dice questa cadenza, eh? Perché poi sappiamo che case editrici, soprattutto chiamiamole minori, dai, senza fare nomi, e non rispettano nulla. E appunto si informano solamente sulla trama dell'opera, e poi non sanno letteralmente quando gli escono le serie che seguono. Semplicemente poi passano in fumetteria, si infilano tutto nel carrello, nei siti online, eccetera eccetera. Ma questo è un'arma a doppio taglio, perché sapere la cadenza è importante per due cose. Primo di tutto è importante perché una volta che noi abbiamo solamente il numero di serie che seguiamo, può essere magari 40,
Guardando quel numero ci spaventiamo e diciamo no, seguo 40 serie in corso, quindi non posso iniziarne altre. Io la mando avanti perché spesso la interrompo in momenti in cui ha delle espressioni strane. Questa cosa che dice è giustissima. Questa cosa che dice è giustissima, perché ad esempio io quando apro il foglio di tutte le serie che sto recuperando, certe volte mi spavento, però poi quando vado nel dettaglio, che ne so, c'è la nuova edizione di Dai la grande avventura, cioè non conta. Comporta che se in realtà quelle 40 serie, la metà di quelle 40 o più della metà sono quasi tutte serie con cui siamo in pari con il Giappone o sono serie portate dalla Goen che sappiamo che fa uscire un volume ogni anno. L'hai detto tu, Io non l'avevo nominata la Goen. Poi alla fine ci ritroviamo praticamente al mese con pochissime cose da leggere. Quindi nonostante siano... Sì, quelli sono mesi nei quali però poi si recupera quello che ci siamo accatastati. La serie in corso, poi in realtà noi leggiamo letteralmente pochissimo, quindi è importante sapere la cadenza delle serie proprio per aggiungere delle serie, poterci permettere proprio di aggiungere quelle serie. Quindi è importante sapere la cadenza non solo dal punto di vista di quei manga che sono con cadenza irregolare come la Goen o quelli appunto con cui siamo in pausa. Irregolare, però per essere delicata è proprio una carezza. Impari col Giappone, ma soprattutto anche di quelle magari che sono bimestrali. E vi faccio un esempio: se io voglio iniziare due manga e sono entrambi bimestrali, la prima cosa che mi chiedo è: sì, ma sono appunto due manga, magari da 7 euro l'uno, 14 euro al mese, sono tanti, magari aggiungendoli a quello che abbiamo prima. Ma se quella serie bimestrale, la prima, esce per esempio a novembre, so che appunto il prossimo sarà a gennaio, mentre la seconda esce a dicembre, il prossimo sarà a febbraio, le due non si vanno a sovrapporre. Questo significa che è come se avessi un'unica serie mensile, perché quando uscirà una non c'è l'altra. Quindi quello che ho detto prima, bisogna fidarsi troppo poi di quello che ci dicono le case editrici, non sempre poi vengono rispettati questi piani di stampa. Spese non si vanno a sovrapporre, quindi è una cosa molto importante fare questo. Il quarto consiglio invece che vi vado a dare, oltre appunto alla cadenza, è quello di scriversi i volumi totali di un'opera. Per aggiungere una cosa, quel discorso là è molto più sensato quando si recuperano opere in nuove edizioni o ristampe. In quel caso lì più o meno sono tutti regolari, perché l'opera è già conclusa, l'opera viene semplicemente riadattata. Se in altri paesi è già terminata, sicuramente la cadenza sarà buona. Quando appunto è finita in Giappone, oppure soprattutto di scriversi quelli che sono i volumi che mancano al suo termine. Questo perché? Perché quando voglio iniziare una nuova serie, la prima cosa che posso andare a guardare è qual è la prima serie che sta per terminare, proprio per andarla a sostituire, così non aggiungiamo, non sovrapponiamo un'altra opera ad un'altra già in corso, ma la andiamo a sostituire con una che sta letteralmente terminando e magari ci rendiamo conto che non è l'unica, ce ne sono altre, quindi posso iniziare più serie. Io entro quest'anno ne termino un bel po', per fortuna. Quindi capite bene che è molto importante l'organizzazione. Un altro consiglio, quindi il quinto consiglio che vi do, è unisco queste due cose, è intanto di andare a capire quali sono i manga più importanti per noi. Stare attenti alle case editrici. Riusciamo a non leggere all'uscita, e quelli invece sono i manga che andiamo, che acquistiamo, ma che possiamo farne a meno e acquistare il mese successivo, perché magari sono manga da cesso, manga che ogni tanto leggiamo per staccare la spina, e quindi non sono proprio fondamentali. A questo punto vi introduco di stare attenti alle case editrici. Perché? Il monito. Sì, vabbè, ne sentiamo. Ci sono case editrici che ristampano poco. Per esempio la Planet, che per quanto riguarda gli shonen mainstream... Secondo me la Planet ristampa tanto, non è vero che ristampa poco. Semplicemente Planet ha un catalogo sterminato che è quasi non paragonabile a nessun'altra. Forse Star Comics ha un catalogo similare. È difficile tenere tutte le serie in ristampa. È quasi impossibile. La realtà è questa, quindi vanno sempre sul sicuro, anche perché investire nella ristampa non è una cosa da poco. È difficile appunto che non trovate i volumi, ma per quanto riguarda i seinen e per quanto riguarda gli shoujo, molto spesso non si ristampa nulla, o comunque le ristampe avvengono veramente dopo secoli.
Questo è vero, questa cosa che hai detto è sacrosanta, però ritorniamo un po' a quello, al discorso di prima, cioè è un discorso proprio di natura economica da parte dell'azienda che investe in qualcosa che ha una gittata corta. E quindi si preferisce sempre tenere in complete le serie dei titoli principali, è quello che avviene praticamente ogni volta. Mentre per quanto riguarda questi titoli che hanno comunque un numero di vendite più contenuto, in genere si aspetta sempre che ci sia una nuova edizione, più che una ristampa, spesso è così. Punto. Bisogna indirizzarsi di più sul recuperare quelli della Planet e successivamente magari Star Comics e J-Pop perché li trovate sempre, sempre disponibili. Quindi questi erano i miei 5 consigli che possono esservi utili per organizzarsi meglio economicamente. Credetemi, è uno sbattimento dover scrivere tutte queste cose, ma vi agevolerà tantissimo, credetemi, veramente tanto tanto. Questi erano appunto tutti i passaggi che seguo letteralmente io, con cui mi sto trovando veramente benissimo. Ovviamente non è, diciamo, un metodo che ho scoperto dall'inizio. Anch'io, prima appunto di arrivare a questo, ho fatto molti danni economici, proprio perché Vabbè, ma è giusto, cioè non sono nemmeno veri e propri errori, cioè nel senso uno alle volte acquista anche un po' di pancia e facendo degli acquisti poco sensati o poco adatti alla propria persona è lì che si affina il proprio gusto personale e si riesce poi in futuro ad essere un pochettino più chirurgici quando si fanno questo genere di acquisti. ero organizzata proprio perché non tenevo conto, non mi scrivevo quello che seguivo, quante serie seguivo. Infatti, guardando il totale dei miei manga, che sono comunque 31 in corso, possono sembrare veramente tantissimi e da starci dietro, ma in realtà ci sono tanti manga in pari con il Giappone, tanti manga magari della Goen che ancora non vediamo un volume magari da 6 mesi, manga che stanno terminando, come per esempio Tokyo Revengers, come per esempio Hero Academia, che è comunque nel suo arco finale, come per esempio Tracce di Sangue, che è terminato in Giappone. Quindi capite bene che il numero non deve spaventare se veramente poi c'è tutta un'organizzazione sotto e quindi non c'è, abbiamo tutto sotto controllo e non c'è paura in questo senso. Sì, il numero non va preso in senso assoluto, questo sì, cioè va valutato. L'ha detto anche lei prima, cioè se hai Hunter x Hunter in corso di lettura, non è che vi pesa realmente poi sul portafoglio, perché al massimo avrete un volume ogni 2 anni, quindi di che cosa stiamo parlando? Adesso passiamo invece a come organizzo le mie letture, perché avendo tante serie in corso Questa è la cosa che mi interessa maggiormente, poi vi dico la mia. e acquistando anche vari recuperi in blocco, molto spesso mi si chiede come faccio a stare dietro a tutto e in realtà non riesco a stare dietro a tutto. Infatti quello che faccio semplicemente io è quello di andare a leggere 2-3 manga al giorno, 2 volumi, 2-3 volumi al giorno, che in realtà sono pochi, non sono tanti ragazzi, cioè sono letteralmente pochi per quello. Io non ho questo tempo, realmente non ce l'ho. E se ne riesco a completare uno e mezzo al giorno, è una giornata buona. Io ho in libreria, ma perché lo faccio? Perché è mia scelta, a parte il tempo che ultimamente c'è, non c'è proprio, è mia scelta non sovrapporre troppe letture, perché mi sento proprio se no di non dare la giusta attenzione a quel titolo. Quindi Esatto, l'errore che ho fatto io in passato era quello di voler essere necessariamente aggiornato su tutte le cose, sia novità, sia nuove uscite, sia opere in corso di prima pubblicazione, essere aggiornati appunto con l'ultima uscita in Italia, che è una cosa impossibile, perché poi quando la mole diventa di, ecco, di 30, 25, 35 titoli che si vogliono portare in parallelo diventa impossibile. Quando poi completate la lettura di quel titolo, vi accorgete che non ci avete capito niente. È inevitabile, a meno che non avete una memoria mostruosa, ma il più delle volte è così. Io me ne sono accorto perché completavo opere, poi mi ritrovavo magari a discuterne, che ne so, con Alessio, e io mi ero perso un botto di dettagli che lui aveva colto, semplicemente leggendolo in blocco. Quindi il consiglio che vi do io è: leggete il primo, il secondo, magari all'uscita. Se valutate positivamente quella serie, la recuperate tutta, però smettete di leggerla e poi quando
termina, o almeno termina un arco narrativo, ve la leggete in blocco. Allora sì. Leggo massimo, mi concentro al massimo su due manga in particolare, su due opere in particolare, e leggo magari due volumi di uno e uno dell'altro. Poi quando finisco quelle due opere, vado su altre due opere, perché io in questo modo mi trovo bene nel comprendere le opere e appunto avere un approfondimento in più, non sfogliarle velocemente perché ne devo leggere 20 nella pila della vergogna. Esatto. Esatto, quello che sto cercando di fare io, perché poi non è che io l'abbia fatto in maniera così precisa, perché sto leggendo One Piece, che sono in pari con l'uscita in Giappone. Sto leggendo con l'uscita settimanale The Seven Deadly Sins. Sto recuperando tutto Fire Force e sto leggendo Mazinger Z. Così, un pochettino a tempo perso, è più episodico e si lascia un pochettino prendere e lasciare. Però ogni volta che poi svuoto la casella e prendo, diciamo, gli ultimi numeri di alcune letture che invece mi sto portando in pari, e lì mi stop, e quella settimana se ne va nel recuperare quelle letture, per esempio Inuyasha, per esempio I'm a Hero, Blue Lock, questi sono titoli che ho reputato un pochettino più, tra virgolette, passatemi il termine, facili da seguire. E c'è insomma Man anche. Sono un po' più facili per me da seguire, ce li ho un pochettino più a fuoco e riesco, visto che poi escono con una buona cadenza, cioè nel senso che non è che spariscono dai radar, stanno sempre là più o meno, uno ha una linea guida di quello che sta succedendo, e lì mi sto trovando, così mi sto trovando abbastanza bene. Però l'ideale sarebbe quello che ha detto lei, 2-3, non di più. Quindi in realtà io faccio così, e principalmente mi concentro su quelle che sono le uscite della settimana. Se come uscite della settimana ho 7 opere, me le divido in 2 giorni, massimo 3, ma più che altro 2, così in realtà il resto dei giorni, quindi gli altri 4 giorni, sono invece dedicati ai recuperi, quello che potrebbe essere. Quindi comunque lei fondamentalmente fa quello che ho detto io, cioè nel senso, nel momento in cui lei ha il recupero, comunque li legge. Non li mette via, non li ha... Io faccio una via di mezzo, ecco. Alcuni li leggo, alcuni li accantono. Magari Happy, perché sono usciti 5 volumi alla volta e ancora sono al quinto. Quello che potrebbe essere magari Komi, che ho recuperato praticamente quasi tutto dall'usato e quindi ho tanti volumi ancora da leggere. E quindi gli altri 4 giorni li dedico ai recuperi. Questa è principalmente la mia di organizzazione, non è nulla di che, anch'io ho la pila della vergogna come tutti, solo che in questo modo... La mia sta là fisicamente, ma sta anche su Vinted. Riesco a portare i contenuti qui su YouTube, perché concentrandomi sulle uscite della settimana e le novità ho sempre di cui parlare, però sono sicuramente indietro con quelli che sono i recuperi. Ma soprattutto anche qui per le letture ho sempre quell'app con tutti i manga che devo andare a leggere. Ogni volta che ne leggo uno vado a spuntare la casella e taglio. Questo mi spinge anche a leggere di più, perché vedere come va diminuendo quella lista di roba da leggere, non lo so, mi dà soddisfazione. Quindi da un certo punto di vista quest'app mi sprona anche. Quindi... Io ho provato a fare una cosa simile, poi l'ho accantonata questa idea. L'ho accantonata perché mi sembrava una cosa tipo un lavoro, no? Invece adesso vado lì alla libreria, dico ok, voglio leggere questo, me lo porto giù, piano piano mi metto e mi recupero quell'opera, sono felice così. Diciamo senza rispettare uno schema, una preimposizione. Importante. E niente ragazzi, queste erano... Era la mia organizzazione, la mia gestione di quello che sono i manga, quelli che seguo, insomma. Fatemi sapere voi invece come gestite il tutto, se appunto vi è servito vedere questo video, se prenderete spunto. Ah sì, per un confronto. Consiglio, e fatemi sapere ovviamente come vi trovate. Noi come al solito ci vedremo in un prossimo video. Ma direi che il video era ok, tutti consigli buoni da seguire, sicuramente utile per un confronto, anche perché ecco, io ho una mole di letture similare, quindi mi interessava un attimo capire anche come si stanno organizzando gli altri. Poco fa abbiamo visto anche quello di Malta qualche giorno fa. E direi che per oggi ci siamo detti tutto quasi. Ovviamente le raccomandazioni sono le solite, ma ve le rifaccio: l'iscrizione al canale, likeino, attivate la campanella per non perdervi i prossimi contenuti, e nei commenti fatemi sapere se questa benedetta qualità audio dei video sta migliorando o se sto andando alla cieca.
Arrivederci, presto con un nuovo video. Ciao 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 ciao.